Adesso vi do io il rimedio, perché io sto, e qualcuno di voi è stato come stato io, come sono stato io, cioè con questa influenza maledetta. Pure la camera woman sta male, pure la camera woman, però sta qui, lavora sempre, lavora. Senti, allora, oggi latte, tè, quei fetti biscottati non servono. Contro st'influenza c'è una risposta, quella aggressiva, quella che riusciamo subito da questo stato così, che senza voce, ancora un po' di bolucci. Sono uscito un attimo, ho comprato due verdure, guardate, broccoli siciliani, poi sedano, carote, patata, verza, riccia, poi aspetta, mentre faccio di questo devo dire una cosa, bieta. E la cipolla la sono dimenticata, solo quella che ho a casa, perché qui andrebbe usata la cipolla bianca, però c'ho quella rossa a casa e non si può sprecare tanti soldi. Lo spicchio d'aglio e il parmigiano, guardate, a crosta, poi faccio vedere cosa facciamo. E poi la bieta, eccola qua. Sto ancora male, senti la voce, ma ce l'ho. Cavolo riccio kale, questa è proprio una cosa pazzesca. Per i vegani ne vanno matti, perché è ricco di vitamine, di tutto di più. Vediamo se è vero, potete starlo su di me, potete stare sta cosa. Iniziamo subito, facciamo il fondo di sta zuppa. Qua, venite qua. Io qua già ho fatto il brodino, quello classico. Vedo pure di quello, ecco qui. Pollo, sovraccosci di pollo, non è il pollo ruspante, è il pollo del supermercato. Carote, cipolla, l'ultimo pezzo bianco che c'avevo, sedano e una zucchinaccia che c'avevo. E guardate che bello trasparente, piano. Adesso taglio tutte le verdure, la base soprattutto, la carota, la patata e il sedano e la cipolla a piccoli, così, guardate. Per farvi vedere, così prendete un attimo l'idea. Così. Adesso faccio vedere come si fa la cipolla a quadratini, a dadini, diciamo, con un trucchetto, guardate, così. Io faccio prima così, vedete? Così, guardate. Però che faccio? Questa parte non la taglio fino là. Poi vado così. E poi vado così, guardate, Ops. Bella, mi è piaciuta questa. Adesso facciamo sto fondo invece da fare ops. Vai, arapin, cipolla, carote, guardate qua, patate, sedano, olio, l'olio va bene, salute, ecco qua, beccati questa, tiè. Poi a go, andiamo forte e andiamo. Poi lo spicchietto d'aglio non ti fa bene? Ma certo che ti fa bene, lo devi mangiare aglio, ti fa bene, è antibiotico, devo fare, c'è antibiotici, vediamo un po', ecco qua, così, spicchietto d'aglio, pack intero. Poi pensiamo un attimo a che cosa, anche ai broccoli. Allora vado così, tutte già ci mette del broccolo siciliano, vado così, li taglio in questa maniera, va bene? Così, guardate, e così tagliamo anche gli altri. Ah, è bella sta zuppa, stupenda, già è bella, già è bella. Poi verzaliccia, prendo solo la parte questa qua più tenera, quindi che vuol dire? Tolgo le coste centrali, queste sono durissime, ok? Soprattutto le foglie quelle più esterne. Taglio così, mettendo il coltello giusto, vado così, vai, bella, c'è tutto, tutte le piante che fanno bene, eccole qua, bella la verzaliccia. Le zuppe sono fantastiche perché ti consentono di usare anche le foglie più brutte, in questo caso la bieta, guardate, sta fogliolina così grossa, devi metterli, invece delle volte che si fa, si deve soltanto il verde e basta. In questo caso la zuppa che faccio? Metto qua, levo così, e questo pezzo me lo faccio così, piccoletto, e lavoro tutto, bello, piccoletto così, cos'è che è buona qua dentro, da dolcezza,
Allora, quindi, un modo per lavorare anche le foglie, quelle più brutte, quelle esterne, sono fatte le zuppe. Ecco qua, guarda con la bieta, così. Giro un po' e adesso metto l'ultima verdura, il kale. Vedi che pronuncia che c'ho, che roba. Allora, questo non te lo mangi meno se veramente vuoi ammorsi così, niente roba, sembra bambù. Quindi facciamo così, si levano queste foglioline, vedi, come il cavolo nero un pochino, assomiglia molto, è simile. Vado così, eccolo, e metto qua dentro. Allora, che sto facendo? Sto schiumando il brodo, così, con un mestolo, tolgo tutte queste cosette, l'impurità che vengono a galla, guardate qui. Perché il brodo deve essere bello, pulito, trasparente. E poi il brodo di pollo è una medicina, serve per guarire. Quindi, che succede? Uniamo il brodo di pollo, che già fa bene, con tutte le verdure che abbiamo qua dentro. Io vado così. Sentite il rumore? Sta rosolando? Che bello, vai. E buccette? Le parmigiane buttate? Così, si grattano. Mamma mi ha insegnato così, Mamma Fiorella. Ma preparatevi, che con mamma Fiorella devo fare ricette di Natale. Viene qua a casa mia. Senta, fai i cappelletti, strobette. Buone. Grattata così, taglio così. Sì, manca la taglia, butto così, tiè. Vedi, dentro la nostra zuppetta. Vai, questo qua è il dado. Adesso dissosso le coscette di pollo, tutti questi pezzetti di pollo, così, li comincio a mettere qua dentro. Bella. Sale. È pronta, 20 minuti all'incirca. Perché guardate che bel colore che sono rimaste le verdure. Allora, questo è il piatto da fare a chiamate. Voi stessi e gli altri, mi raccomando. Ecco qua. Poi, peperoncino. Olio a peperoncino un pochino ci vuole, che anche questo fa bene. Poi cucchiaio, ho tirato fuori anche un pezzetto di parmigiano, quello là che ho messo dentro al brodo, guardate, bello. Metto qua e adesso assaggiamo. Confusione, confusione, c'è tanta confusione ancora qui. Buono, buono da morire, mamma mia che buono. Mi raccomando, a tutti quelli che volete bene e che stanno così così poco bene, fate questo, un po' di brodo di pollo, facile facile, e tutte queste belle verdure. Ciao a tutti, mi raccomando, state tutti quanti bene, riprendiamoci tutti.